organizzata dall'Università degli Studi di Sassari con il patrocinio del Comune di Sassari, nel magnifico scenario di Piazza Università e all'interno del Palazzo Storico dell'Ateneo Sassarese, si è svolta la manifestazione Notte Europea dei Ricercatori, nel segno della ricerca d'autore, capire il mondo tra passato e futuro. Il futuro dell'Università di Sassari, dell'Università in generale, sta nella capacità che le università hanno di far percepire al territorio, inteso nel senso locale e non del termine, la loro utilità, cioè cosa possono contribuire. Questo è verissimo anche da un punto di vista molto cinico, che è quello dei finanziamenti, e cioè tutta una quantità di risorse finanziarie che per noi diventano disponibili se siamo in grado di coniugarci, quindi di lavorare insieme al territorio, trasferendo le nostre conoscenze e competenze e coniugandole con quelle che sono presenti nel territorio. Il grande evento organizzato da Frascati Scienza, giunto all'undicesima edizione, si è svolto in contemporanea in 54 località italiane e in 300 città europee, mentre è la seconda volta che viene proposta a Sassari, grazie al volere del magnifico rettore Massimo Carpinelli. Un segno di questo rettorato, del professor Carpinelli, è questa volontà di ribadire un concetto che è ovvio, ma forse a volte dimenticato, cioè che l'università è di Sassari, quindi l'università vuol dire anche stare insieme, aprirsi, quindi l'università che scende in piazza per le lauree e stasera per la notte dei ricercatori, quindi per provare un po' a raccontare ai nostri concittadini, ai nostri compagni che non fanno questo mestiere, che cosa vuol dire far ricerca, è una cosa che facciamo molto volentieri, che ci piace, che è veramente bella. Poi ovviamente stasera diciamo fuori avevamo anche un palcoscenico molto adatto, che è la Piazza Università, evidentemente, quindi proprio lo scenario ideale. Il tema della serata è stato Made in Science, che indica la scienza come marchio di fabbrica, una garanzia di eccellenza della ricerca che migliora la vita quotidiana. L'organizzazione sassarese ha proposto una ventina di eventi, con un percorso didattico ampio, oltre i luoghi comuni, tra vecchie superstizioni e nuove tecnologie per la salute, con un occhio alla biodiversità e al turismo in un'ottica interattiva. E non sento più bisogno di soffrire. E questo evento è stato possibile perché tutti dell'università e tutti della città hanno lavorato insieme. Il sindaco che ci ha dato la piazza, i sassaresi che hanno risposto con interesse, e i colleghi, e quindi intendo amministrazione, docenti e i nostri più piccoli colleghi, gli studenti, che hanno partecipato. Quindi abbiamo anche dei musicisti fra colleghi e studenti, e anche loro hanno risposto con entusiasmo. L'università è questo, è stare insieme. La serata è cominciata con la premiazione del concorso fotografico Scelgo Unis, che l'Università di Sassari ha lanciato su Facebook ad agosto. L'iniziativa ha ottenuto grande successo, riuscendo a mobilitare molti studenti. Chiamati a spiegare le ragioni per cui hanno scelto di studiare all'Università di Sassari, studenti e studentesse hanno postato oltre 60 foto e video, che hanno guadagnato migliaia di like. La giuria, composta dal magnifico rettore Massimo Carpinelli, dal direttore del quotidiano La Nuova Sardegna Andrea Filippi e dagli artisti Federico Soro e Sesigno Usai, ha assegnato il premio di 500 euro a Francesco Manconi, studente di scienze della comunicazione che ha partecipato assieme alla sorella Sara. Ho voluto utilizzare la figura femminile per simboleggiare la città, e quella che è la sua tradizione e la sua storia. L'ho voluta inserire dentro le braccia della donna, come a un grembo materno. La giuria l'ha accolto molto bene nel valutare questo mio dettaglio. Tutto questo è stato inserito in uno sfondo viola, che sono i colori dell'Università di Sassari. All'interno delle braccia della donna ho inserito tutta la città, e in particolare il Duomo di Sassari, che rappresenta un po' quella che è il simbolo della città stessa. La parte centrale della serata è stata dedicata al progetto CAVES dell'Agenzia Spaziale Europea,
finalizzato all'addestramento degli astronauti nelle grotte sarde. ESA Caves è un progetto di addestramento degli astronauti che prepara gli astronauti in grotta, li prepara per andare nello spazio, nella stazione spaziale, ma anche per future abbastanza vicine missioni di esplorazione su altri pianeti, in particolare il prossimo sarà Marte. Si fanno degli esperimenti di microbiologia, biologia come già accennato, meteorologia, geologia e infine anche idrogeologia. Quindi si mettono in condizione questi astronauti di vivere determinate situazioni estreme? Sì, essenzialmente con lo stazionamento dentro la grotta per 6 giorni loro simulano quello che è la convivenza nella stazione spaziale, quindi in un ambiente estremo come la grotta e come altrettanto è la stazione spaziale, e allo stesso tempo però devono svolgere tutte le attività che compete un astronauta, e quindi fare degli esperimenti scientifici sulla stazione spaziale. Noi gli facciamo simulare questi esperimenti nella grotta. È la notte delle desideri, è la notte delle desideri, è la notte delle desideri, desideri, vedo stelle che cadono, nella notte dei desideri, vedo stelle che cadono, nella notte dei desideri, vedo stelle che cadono, nella notte dei desideri. Il corso di laurea in scienze della comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche ha organizzato la diretta streaming dell'evento, coinvolgendo alcuni studenti. La particolarità è che è tutta realizzata dagli studenti del nostro dipartimento che frequentano il corso di televisione e radio, ma in particolare la televisione, e che stanno imparando a usare gli strumenti della televisione, sia il microfono per fare interviste come in questo caso, con un microfono come questo, sia soprattutto la telecamera, il computer e i social per fare la diretta, per fare la diretta streaming. L'Università degli Studi di Sassari ha deciso di dotarsi di un museo scientifico chiamato MUNIS e di una memoria storica, delegando il professor Antonello Mattone. Il nostro è un museo scientifico, soprattutto che ha raccolto tutti i reperti di carattere delle varie discipline, dalla fisica alla chimica, dalla botanica alla zoologia, all'anatomia. E in particolare dell'anatomia presentiamo a questa rassegna dei ricercatori, della notte dei ricercatori, una manifestazione sui fisiomarini, un anatomista che è vissuto nell'Ottocento, che pietrificava i cadaveri con un procedimento che si è portato nella tomba. Nel nostro museo c'è appunto una mano di giovinetta pietrificata che su questo elemento abbiamo costruito, come dire, un piccolo evento. Uno degli stand con più affluenza è stato sicuramente quello della Facoltà di Medicina, dove con un semplice test è stato possibile verificare l'età biologica delle proprie arterie. Stiamo misurando l'età biologica delle arterie, in pratica con una sorta di pennina appoggiata sull'arteria radiale, sul polso, siamo in grado di ricostruire la forma dell'onda pressoria e da questa derivarne alcuni parametri di funzione arteriosa che ci dicono quanto sono effettivamente vecchie le nostre arterie. Dopodiché, se voi mi dite che le mie arterie sono molto vecchie, cosa devo fare? Certamente migliorare i fattori di rischio, ad esempio se è fumatore bisogna smettere di fumare, se è iperteso bisogna tenere sotto controllo la pressione, se è diabetico bisogna tenere sotto controllo il diabete e controllare anche il colesterolo, l'alimentazione, attività fisica. Sono tutte cose che fanno ringiovanire o comunque tenere giovani le nostre arterie.
Il Dipartimento di Agraria è all'avanguardia ed in prima linea nell'offrire supporto e sperimentazione alle aziende del territorio. Si occupa ormai da 50 anni dell'isolamento, caratterizzazione e naturalmente utilizzazione di microorganismi, soprattutto a partire da materie prime come il mosto, sia di birra che di vino, la farina, il pane, quindi lieviti e batteri che possono essere utilizzati anche come starter nelle produzioni alimentari. Quindi abbiamo creato nel corso di 50 anni una banca di microorganismi che chiediamo appunto di riconoscere come importante patrimonio di questa regione e poi siamo in grado anche, perché abbiamo creato uno spin-off, di fornire per esempio questi lieviti ai produttori di vino e pensiamo nei prossimi anni anche di poter espandere questa produzione. Quindi non soltanto facciamo ricerca, ma siamo in grado anche di trasferire questa ricerca. Il Dipartimento di Scienze Biomediche è stato inserito in un progetto europeo per la standardizzazione dell'insegnamento della virologia. Nel 2014, fatto io e altri 7 colleghi di altre università europee, io sono l'unica italiana e rappresentante italiana, un progetto europeo che è stato finanziato dal progetto Erasmus Plus, che è proprio per i docenti, e noi abbiamo chiesto questo finanziamento per fare una serie di presidi informatici fruibili da tutti, da tutti gli studenti e le persone interessate che possono collegarsi a internet, con lo scopo di uniformare l'insegnamento della virologia in Europa, dare delle informazioni qualificate a tutti i livelli, sia lo studente della scuola, lo studente universitario, la persona comune, gli specializzandi, i dottorandi e poi gli esperti. La serata si è conclusa con l'esibizione di alcuni gruppi musicali composti in prevalenza da studenti, ex studenti e docenti dell'Università degli Studi di Sassari. Una civetta ora, ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Ora, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Allora lasciamo il palco ai croccanti. Quindi il prossimo gruppo che andiamo ad ospitare sono i Ludus in Crapula. Ancora per voi, Mohammed Ali.
palco tutto per loro. Un grande applauso per Il Giardino. Ma che ne so del rock and roll ormai, io che non ho mai visto i Sex Pistols, parla rivoluzione con soli pochi accordi in una canzone. Ecco i Curi Afro World Music per voi. Lasciamo il palco e la musica ai Milestones. Stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri.